Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, io non so se la sapete questa cosa, ma su TikTok girano tantissimi video virali con milioni e milioni di visualizzazioni. Sono dei trucchetti di make up che ogni volta che li vedo penso, ma è impossibile che funzionino, perché alcuni sono talmente assurdi che vanno contro ogni logica. E vi posso garantire che sono tutti trucchetti nuovi che non si erano mai visti prima, non so da dove spuntino, sembrano troppo belli per essere veri, però effettivamente in questi video sembra proprio che funzionino. Quindi voglio andare a testare questi strani trucchetti di TikTok con voi e vedere se effettivamente funzionano oppure se è tutto un lavoro di montaggio, luci, eccetera. Inizio questo video completamente struccata proprio perché appunto adesso andiamo a truccarci insieme utilizzando tutti questi strani trucchetti TikTok. Ho applicato il primer, siamo quindi pronti per il nostro primo trucchetto, che sta proprio nell'applicazione del fondotinta. C'è questa ragazza che è andata virale, poi l'hanno rifatto tutti questo esperimento, ovvero lei va a versare in un bicchiere d'acqua il suo fondotinta, aspetta un paio di minuti e poi lo preleva fuori dall'acqua. In qualche modo questo fondotinta non va a sciogliersi completamente, ma rimane cremoso all'interno dell'acqua, quindi lo ripesca fuori e poi va ad applicarlo sul viso. In questo modo, secondo lei, il fondotinta diventa no transfer, dura tutto il giorno e sarebbe quindi la svolta praticamente nell'applicazione, nella stesura del fondotinta. Ho qualche perplessità riguardo questo makeup hack, perché andare a intingere un fondotinta a base d'acqua nell'acqua forse potrebbe anche funzionare, ma se abbiamo un fondotinta a base d'olio e lo inseriamo e lo andiamo a versare in un bicchiere d'acqua, secondo me non è proprio una buona idea, secondo me. Quindi andiamo a vedere. Potevo scegliere un bicchiere normalissimo, ma ho scelto il bicchiere da champagne di Veuve Clicquot, che è il mio champagne preferito, e andiamo a versarci dentro il mio fondotinta preferito, ovvero Nudissimo di Diego Dalla Palma, questo per pelli miste, ha effetto matte e quindi è a base d'acqua. Come al solito la mia colorazione è un mix tra il 242N e il 243C, quindi vado a versarli entrambi, il che non so se è una buona idea o no in questo caso, ma lo scopriremo presto, mi sa. Ci siamo, inizio con il 243C. Mamma mia ragazzi, che ansia. Mi sembra di sprecare prodotto. A parte che va a depositarsi proprio sul fondo e a me non rimane assolutamente galleggiante, cioè a metà come rimane a lei, quindi già qui non partiamo benissimo. Ne metto ancora un po', aggiungo anche la tonalità più chiara. Io non la sto vedendo bene la situation, ragazzi, affatto, perché questo è quello che abbiamo ottenuto, cioè un cocktail di fondotinta un po' che galleggia sulla superficie, un po' che è andato a depositarsi sul fondo del bicchiere. Lei poi con un pennello va a prelevare il prodotto e cerchiamo di fare la stessa cosa. L'abbiamo lasciato un po' in acqua, come dice lei. Non so se devo mischiarlo per mischiare i due colori. Non riesco neanche a prelevarlo, ragazzi. E questo gocciolante sarebbe il nostro prodotto in questo caso. Andiamo ad applicarlo sulla mano. L'unica cosa che cambia è che mi sembra molto bagnato quindi questa cosa c'era da aspettarsi. Io non so se riuscite a vedere la situazione, ma è critica, è seriamente critica. Perché mi sono messa a fare questa cosa? Perché non mi sono potuta truccare in una maniera normale io? Perché? Devo complicarmi la vita per fare da cavia per voi. Ok, questo è il nostro fondotinta. Andiamo a prelevarlo e vediamo. Beh, non mi sembra poi tanto male. No, effettivamente anche l'effetto da vicino non è niente male. Ma vi immaginate ogni giorno andare a fare sta cosa di pescare il fondotinta dal bicchiere? Cioè, per me non è che sia proprio una cosa tanto pratica, eh? Cioè, questo è il classico hack che magari funziona, no? Il classico trucchetto che magari funziona, ma è pratico? Lo farei ogni giorno? No. Confermo che manca un pochino di coprenza, naturalmente si è diluito con l'acqua, quindi la coprenza ne risente. Devo dire però che
Il risultato è, penso possiate vederlo anche in videocamera, è effettivamente effetto seconda pelle, cioè risulta molto naturale. Devo dire che mi ha stupito sta cosa, perché mi immaginavo di dover rifare la base e tutto quanto prima di uscire di casa, perché ero convinta che venisse fuori un mezzo disastro. Invece mi sembra tutto sommato, appunto, guardatela da vicino, non mi sembra niente male. A fine video lei fa la prova con lo Scottex per vedere se effettivamente è no transfer oppure no, e a lei lo Scottex esce pulito. Adesso voglio proprio vedere se è vera sta cosa oppure se ci ha messo la cipria, ha fatto un taglio, ci ha messo la cipria e poi ha fatto la prova. Vediamo. Appiccichiamolo per bene, come fa lei, così. Oddio. Effettivamente, no, allora, no. La macchia c'è e come. La macchia c'è e come, e mi ha tolto anche un po' di prodotto che vado prontamente a riapplicare, ma la macchia c'è. Penso che sia forse un pochino più no transfer rispetto a se l'avessi applicato nel modo classico. Forse sì, però ne vale veramente la pena di fare questa cosa ogni volta sprecando prodotto? Trucchetto per il correttore. Allora, altra cosa che sta spopolando su TikTok: applicare il correttore con effetto lifting. Come vedete in questo video, lei va ad applicarlo sotto l'occhio, ma sempre disegnando come delle piccole linee che vanno dall'interno verso l'esterno e leggermente verso l'alto. Lo fa sotto l'occhio, sul lato della narice e a lato dell'angolo della bocca, cosa che io non ho mai fatto, non ho mai applicato il correttore qui assolutamente. E un altro punto dove vado ad applicarlo, appunto sopra il sopracciglio, come per dare appunto un effetto lifting rialzato. E ne applica veramente pochissimo di correttore, quindi voglio vedere se effettivamente così va a coprire qualcosa, perché sta ragazza non ha imperfezioni. Voglio vedere se effettivamente ha un senso. Notare, questo video ha 2 milioni di like, ragazzi. Quindi andiamo a fare quello che fa lei. Lo applica in questo modo sotto l'angolo interno, poi una linea anche troppo spessa l'ho fatta, poi ne applica un altro po' qui senza colorarmi i capelli, ok? E poi sul lato della narice e al lato della bocca. Non avevo mai visto nessuno applicare il correttore così, quindi è una tecnica super super nuova per quanto mi riguarda. Sfumiamo e vediamo che cosa ne viene fuori. Secondo me ha un senso solo se poi andiamo effettivamente a seguire la stessa rotta, le stesse linee, anche quando facciamo il contouring, altrimenti non ha senso. Effettivamente qui mi dà un po' la sensazione di occhio rialzato, di lifting, forse un pochino. Sta a voi, ditemi voi ragazzi, correttore sì, correttore no, effettivamente mi ha illuminato lo sguardo e un po' me l'ha rialzato, però non mi convince secondo me il fatto di applicarlo solo vicino alla narice e poi lasciare tutto il resto di questa zona senza correttore. Secondo me anche tutto sommato applicarlo qui all'angolo della bocca non è male come tecnica. Può essere una cosa interessante, sicuramente però non è una tecnica da utilizzare per andare a coprire imperfezioni. Quindi questa è una tecnica che va appunto soltanto un po' a dare questo effetto lifting, ma se abbiamo tante occhiaie eccetera dobbiamo per forza andare ad applicarlo in un modo leggermente diverso se vogliamo coprire in estetismi, occhiaie, borse, eccetera. Poi, bronzer per viso rotondo, cioè come il mio, che è sempre stato un po' un problema per me. Mi sono sempre un po' vergognata e mi sono sempre vista appunto con questo viso super cicciotto e tondo, mentre le altre mie amiche avevano un viso più ovale, non lo so. Comunque, appena ho visto questo video che è andato viralissimo, che ha quasi 300.000 like, milioni di visualizzazioni, fatto apposta per chi ha il viso tondo, ho detto ok, assolutamente questo devo provarlo. E la ragazza va ad applicare uno stick, un bronzer in stick, quindi in crema. Vado quindi a stenderlo prima di applicare la cipria e va ad applicarlo sì sotto lo zigomo, ma anche poi dallo zigomo verso la bocca, per creare un po' quest'ombra che non va solo sotto lo zigomo
ma si diciamo estende un pochino anche sulla parte inferiore del viso per assottigliarlo. Lo applica abbastanza alto qui al lato. Io sto usando uno stick che in realtà è un fondotinta, è il Cover Stick Foundation di Mesauda, ma questa colorazione, ragazzi, è freddissima come sottotono, è perfetto per farci il contouring. È la colorazione Truffle, la numero 611. Quindi lei va ad applicarlo parecchio in alto, poi si ferma più o meno qui e va a portarlo giù, più o meno così, ok, che sembra una macchia, quindi adesso vediamo che cosa ne esce fuori. Facciamolo anche dall'altro lato. Questo è più o meno il risultato che vogliamo ottenere, cioè il risultato no, ma questo è l'effetto per il momento che dobbiamo ottenere. Adesso andiamo a sfumare e vediamo. Non saprei onestamente, ho un po' mixed feelings, cioè da una parte non vedo tanta differenza, dall'altra forse un po' di ombreggiatura più qui, forse la vedo, ma diciamo niente di trascendentale. Forse da questa parte ho messo un pochino di prodotto in più, un po' tanto, mamma mia, oh mio Dio. Ed è effettivamente difficile da sfumare facendo quelle linee così marcate e forti. Allora ragazzi, qui mi dovete aiutare perché io onestamente non so che cosa pensare. Cioè a me sembra un contouring normalissimo e onestamente mi sembra anche molto basso. Di solito non lo so, forse con il fatto che che continua anche qui non mi piace tantissimo come effetto, ma non è che sia poi così forte una volta sfumata, sfumato, cioè la differenza non è così sostanziale. Un pochino forse appunto di ombreggiatura me la crea qui, ma non so se questo mi piace oppure no. Poi c'è questo trucchetto sul blush che io ho letteralmente paura di andare a fare perché secondo me sarà un disastro totale, e il trucchetto consiste nell'applicare il blush a forma di W, quindi così, così, così e così, tutto in una sola passata. Mi prende male. In realtà poi a lei, dopo che è andata a sfumarlo, il risultato è perfetto, però ho qualche dubbio su di me perché ho la pelle molto chiara e quindi mi lascia un po' perplessa. Ma ormai ci siamo, oggi abbiamo deciso di farci del male, quindi vediamo. No, in realtà fino adesso dai, è andata abbastanza bene, mi aspettavo peggio, ma secondo me adesso col blush roviniamo tutto. Allora vado ad utilizzare il Willa, il nuovo blush di Benefit. Questo come tonalità mi piace moltissimo, è molto rosato, ma un rosato nude, quindi risulta molto naturale sul mio incarnato. Secondo me non è una buona idea partire dall'esterno per applicare il blush, ma cerchiamo di fare la stessa cosa. Io utilizzo un blush in polvere perché secondo me è molto più facile poi andare a sfumare e modulare il prodotto. Io lo sapevo che non era una buona idea questo trucco, io lo sapevo. Guardate un po' come mi sono ridotta in questo momento, ma appunto in realtà non significa niente perché poi sfumando potrebbe anche uscire una meraviglia. Adesso a vedermi così mi sembra che sia carnevale, ma vediamo, vediamo se la nostra Magica Beauty Blender potrà fare il miracolo. In realtà mi preoccupa particolarmente la parte del naso, perché di solito sì, vado ad applicare un po' di blush sul naso, ma non così tanto blush. Anche questo trucchetto in realtà, magari poi l'effetto finale non è male, però effettivamente non so quanto sia pratico, perché poi bisogna veramente sfumare tantissimo. Ok, beh, tutto sommato, una volta sfumato, l'effetto non è male. Mi vedo un po' strana perché solitamente questa non è assolutamente la tecnica che io utilizzo per applicare il blush e non lo applico mai in questa zona, esattamente in questo punto, quindi mi vedo un pochino strana, ma ditemi voi se è meglio il mio solito modo di fare la base
oppure questo, perché non si sa mai, magari per voi è molto meglio questa tecnica, quindi poi la adotto, la faccio mia. Matita sopracciglia, questa è un'altra tecnica che mi spaventa tantissimo, perché secondo me è troppo esagerata e il sopracciglio viene troppo forte, troppo poco sfumato, non mi convince. Comunque quello che lei fa è, va a creare 5 punti attorno al sopracciglio, 2 all'inizio del sopracciglio sotto e sopra, altri 2 sotto e sopra l'angolo del sopracciglio e un punto alla fine del sopracciglio, e poi va ad unirli con la matita. Allora, cercando di stare dritti verso la videocamera, verso lo specchio, per fare delle proporzioni giuste. Allora, un puntino qua, un puntino qua. Ok, ci siamo. Cercando di farli esattamente uguali, anche se le mie sopracciglia non sono esattamente uguali da entrambi i lati. L'angolino di qua è un pochino più visibile. Andiamo a riempirle, utilizzo sempre di Benefit, questo però è il Brow Styler. Secondo me quest'angolo è un pochino troppo alto, mi tengo un pochino più bassa rispetto al puntino. Anche se effettivamente per dare la forma e la direzione non è niente male. E poi vado ad allungare un po' il sopracciglio passando esattamente sul puntino. Allora, è un po' un disastro, cioè secondo me è troppo marcato e i 2 puntini qui secondo me non andrebbero proprio fatti, perché se poi vai ad unirli vai irrimediabilmente a colorare quella zona, questa parte qui che non andrebbe proprio colorata così, quindi allora finiamo anche l'altro e poi andiamo a sfumare per bene in modo da rendere questa parte molto più naturale e vediamo che cosa ne viene fuori. Qui però sull'angolo esterno, mi fa troppo ridere vedermi così, oh mio Dio, qui però sull'angolo esterno è stato molto utile per la forma del sopracciglio. Mi piace sempre provare questi nuovi trucchetti perché a volte trovo veramente delle cose super interessanti che poi faccio diventare mie, ma in questo caso per adesso non penso ci sia nulla che entrerà nella mia routine make up quotidiana, oh mio Dio ragazzi. Allora no, effettivamente andando ad unire i puntini si crea la forma del sopracciglio corretta. Però ovviamente andando a colorare così tanto, cioè non sono assolutamente naturali, quindi allora dobbiamo per forza andare a pettinarle per bene e poi magari dobbiamo sfumare un pochino con la Beauty Blender. Sto pettinando da un po' ormai, ma più di così non si riesce proprio a sfumare con il pettinino. Non è decisamente come vado io a fare le sopracciglia di solito, assolutamente no. Bisogna per forza andare un po' a sfumare questa zona qui all'inizio, perché cioè veramente questo è il massimo che sono riuscita a sfumarle. Mi sembrano comunque troppo forti, ma magari è una mia sensazione, non lo so, forse per chi ha le sopracciglia molto sottili e ha bisogno di inspessirle potrebbe funzionare, perché così vi date la dimensione giusta e poi basta riempire, ma per me che ho comunque sopracciglia molto cioè spesse può essere forse un pochino esagerata come cosa. Per quanto riguarda invece il mascara, c'è questo trucchetto che sta spopolando, ragazzi, questo video ha quasi 700.000 like, solo di like, e consiste nell'applicare il mascara solo sulle punte delle ciglia, quindi andando a tralasciare completamente la base delle ciglia, applicandolo solo sulle punte dovremmo teoricamente andare ad alzarle, quindi avere un effetto ciglia liftate verso l'alto, quindi occhio molto più aperto e ciglia che sembrano più lunghe. L'unica perplessità che io ho su questo trucchetto è che se come me avete le ciglia chiare, allora io adesso grazie ai sieri che utilizzo sono molto più scure rispetto al loro colore naturale che è proprio biondo, ma se io ho le ciglia, cioè appunto comunque più chiare del mascara, si vede la differenza, perché la ragazza nel video ha le ciglia molto scure, ma su una
persona bionda o comunque con le ciglia molto chiare, se io vado a colorare solo la punta, che diventa nera perché i mascara sono nerissimi, poi si vede lo stacco con il colore sulla base, quindi appunto sono un po' incredula. Vado ad applicare il mascara di Clarins, questo è il Wonder Perfect Mascara 4D. Dopo una vita che sono abituata ad applicare il mascara dalla base e cercando proprio di applicarlo bene 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 alla base, adesso devo abituarmi praticamente adesso a fare l'esatto contrario, cioè a non andare a toccare neanche per sbaglio la base delle ciglia, che non è semplice. Effettivamente avevo già sentito parlare di questa tecnica, perché davvero se avete le ciglia che tendono a cadere può effettivamente essere una cosa molto utile, perché andare ad applicare il prodotto sulla base tende un po' ad appesantire le singole ciglia, quindi a farle un po' cadere dopo un po'. Probabilmente in videocamera non si vedrà, ma io da vicinissimo riesco. Allora, a parte che si formano tantissimi grumi se vado ad applicare il mascara solo sulle punte, sto notando in questo momento, ma io da vicino vedo effettivamente la differenza, cioè lo stacco tra la base delle ciglia, che è comunque più chiara, e dire che le mie ciglia sono comunque molto più scure adesso che utilizzo i sieri, quindi se le mie ciglia fossero naturali sarebbe un disastro totale questo hack. Se avete veramente le ciglia molto chiare, praticamente è disastroso, quindi non lo consiglierei. Se avete le ciglia parecchio scure, effettivamente si può provare, anche se per quanto mi riguarda il mascara mi piace anche perché applicandolo sulla base delle ciglia mi dà quasi un po' effetto eyeliner, no? E quindi così secondo me questo viene a mancare. Effetto finale, secondo me si formano più grumi del solito e non è male come cosa, perché effettivamente mi sembra che stiano su più facilmente. Però si vede un pochino la differenza, si forma qualche grumetto in più secondo me. Trucchetto per le labbra, non vedevo l'ora di provare questo trucchetto ragazzi. Allora, anche questo è andato super virale, lo stanno facendo tutti su TikTok. Consiste nell'andare ad applicare la matita delle sopracciglia, ebbene sì, la matita che utilizziamo per le sopracciglia, andiamo ad utilizzarla per fare il contouring alle labbra. E poi al centro andiamo ad applicare il prodotto che abbiamo utilizzato come blush con il gloss sopra, quindi una tecnica completamente diversa che io non avevo mai provato, ma ragazzi su di lei sta benissimo, cioè il risultato è meraviglioso, super naturale, ma non lo so, labbra molto molto belle, e voglio proprio vedere se riuscirò ad ottenere lo stesso effetto, che appunto su di lei è pazzesco. Lei esce appena appena dal contorno, soltanto nelle zone centrali, quindi facciamo lo stesso anche noi. Esce dai bordi appunto solo qui e poi rientra. Completato il bordo, per adesso non so che cosa pensare. Andiamo a sfumare un pochino il colore verso l'interno. Ok, le vedo molto marroni per adesso, non mi fa impazzire l'effetto, ma non siamo assolutamente alla fine. Adesso dobbiamo andare a picchiettare il nostro blush. Aiuto, picchiettiamo. Terzo step, applichiamo il gloss trasparente, questo è di NYX, è il This is Juice Gloss. Andiamo a completare il tutto. Ok, onestamente ancora non so se mi piacciono oppure no, cioè preferisco di solito colori più chiari sulle labbra, quindi mi vedo un po' strana, però effettivamente soprattutto nel labbro superiore lo vedo, questa cosa del contouring con la matita marrone mi fa veramente sembrare il labbro superiore molto più grande, ce lo vedo proprio più rialzato, l'effetto ombreggiatura funziona davvero e questo non mi dispiace per niente. Ecco, questo potrebbe diventare un trucco
trucchetto che io utilizzo quotidianamente, perché veramente vedo tanta differenza in questa zona, cioè mi sembra seriamente, ragazzi, di avere il labbro rialzato, cioè ditemi che non la vedo solo io sta differenza, ditemi che la vedete anche voi, appunto non tanto nel labbro inferiore quanto in quello superiore, in questa zona dell'arco di Cupido, wow. Quindi anche in questo caso sono curiosa di sentire che cosa ne dite voi, perché molto spesso riuscite a vedere tipo i difetti o riuscite a capire se una cosa mi sta bene molto meglio di quanto lo faccia io. Magari ho bisogno di fare, cioè di indossare delle cose più e più volte per rendermi conto se mi stanno bene o no. Voi invece me ne rendete conto subito, immediatamente, quindi ditemi voi che cosa ne pensate, non solo del trucchetto sulle labbra ma di tutti i trucchetti che abbiamo provato oggi. Voglio sapere se vi sono piaciuti e se li rifareste mai su di voi, ma siate onesti. Quindi ragazzi, questo è quanto per il video di oggi, spero che vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale, scusate se ve lo ripeto sempre ma so che è importante. Come al solito, siete pronti per il nostro abbraccio finale? Spero che siate contenti dell'abbraccio finale, che è da un po' che non mi dite che vi piace, quindi siete pronti per il nostro abbraccio finale? Venite qua che vi abbraccio, vi stringo forte. Io vi aspetto domani sempre alle 17:30 puntuali qua su YouTube con un nuovo video. Ciao.